Buon pomeriggio telespettatori di Super J e ben ritrovati con Fanta J. Ci siamo arrivati alla 37esima giornata del campionato e soprattutto del gioco più bello dopo il calcio, ovvero il fantacalcio. In molte fantaleghe probabilmente la situazione ormai è già conclusa, con tanti fantallenatori che magari stanno già festeggiando il titolo acquisito, però ci sono molte leghe in cui la situazione è ancora in ballo, e a vostro soccorso arriva Fanta J con tutte le probabili formazioni di giornata e i consigli. Quindi passo subito a presentarvi il trio che compone questa nuova puntata. Alla mia destra, con il numero quello che vuole lui, Jacopo Di Francesco. Beh, devo dire che alla 70esima puntata ci si è arrivato, lo devo scegliere da solo. Certo. Bene, ma anche per responsabilizzarla, per grazie, dire prego socio, ormai grazie, è tutto nelle sue mi mani. Mi mette la squadra in mano. Come no? Una scelta sciagurata la sua. Spaziani comunque. Lei secondo me da direttore sportivo farebbe tanti casini, però farebbe anche tante cose giuste. Beh, De Rossi non lo caccio, Perisic non lo prendo. Chi vuol capire capisca. Beh, mi sembra una scelta più che condivisibile. Grazie. Perfetto. E abbiamo anche noi la nostra voce fuori dal coro, la nostra voce femminile, Beatrice Di Giuseppe. Ciao a tutti. Questo, vedete signori, questo è l'angolo statistico, quindi per qualsiasi dubbio inerente a chi segnerà, chi può far bene, c'è la nostra Beatrice in soccorso. Signori, come state? Ecco, poi abbiamo anche un'esibizione canora che ormai tradizionale, ormai direi. Al di là del limite. Signori, come procede? Benissimo. Bene, Spaziani, si soffre perché a meno 3 dalla vetta in campionato si soffre. Con però i Fanta Maddox, no? Così, con i Sansevero Maddox. No, Sansevero. Si soffre, Fanta sgottata, carico come non mai, però ci proviamo fino alla fine. Beh, allora andiamo subito a vedere le partite che compongono questo 37esimo turno. Prego regia, e un saluto al nostro Cristian De Luca. Prego Bea. Udinese Spal sabato alle 15, Genoa Cagliari sabato alle 18, Sassuolo Roma sabato alle 20:30, Chievo Sampdoria domenica alle 12:30, Empoli Torino alle 15, come anche Parma Fiorentina, e poi Milan Frosinone domenica alle 18, Juventus Atalanta domenica alle 20:30, Napoli Inter sempre domenica alle 20:30, Lazio Bologna lunedì 20:30. Oh, perfetto, socio, vedendo questa 37esima giornata, qual è la partita che seguirà con maggiore attenzione, ecco? Ce ne sono poche, ecco, non capisco come mai anche alla 37esima giornata troviamo questo campionato spezzatino, però tant'è. Dai, ma il contratto è quello, purtroppo, va rispettato. Soprattutto, lei lo mangia lo spezzatino? Ma non è tra le mie priorità, mettiamola così. Ci vuole dire quali sono le sue priorità culinarie? I cannelloni, sicuramente. I cannelloni, perfetto. Gli hamburger. Gradisce lei? Ma io... No, lei è più tipo da sushi. Ma come si può notare, gradisco un po' di tutto. Comunque, prego. Comunque, diciamo, Spal... Faccia il match analyst. Udinese Spal, quel lavoro più bello del mondo, non oserei. Udinese Spal sembra molto intrigante, non fosse altro per il peso specifico che avrà la partita. Oltre a questo, credo che ci sia abbastanza poco, se non un Empoli-Torino, che per entrambe è anche un valore di classifica. Occhio anche a Parma-Fiorentina. Parma-Fiorentina, occhio, perché chi gioca in trasferta e chi rischia di retrocedere, e sfido chiunque a dirlo non più tardi di inizio campionato, è la festa scudetto della Juve, ma senza allenatore e con un Atalanta che deve ancora puntare in alto, e il Napoli chissà che non sicuramente non farà passare l'Inter. Ecco. Chissà che non sia una festa scudetto, una festa della liberazione. Se lo lascio a te, non mi no, permetto. No, so, io semplici domande, pura mera curiosità. Ma, vedremo come evolverà, perché insomma, è chiaro che l'obiettivo principale è stato un'altra volta malamente fallito, però non stiamo parlando di uno che non ha vinto nulla. Ah no, no, assolutamente. Vedremo. Tra i successori anche si perché... parla anche di Spaziani comunque, io ne vorrei dici? Dire questi. Sì, sì. Rimarrebbe Dybala in tal caso? Assolutamente sì. Bene. Giocherebbe mezzala? No, già mai. Già cominciamo a migliorare. Va bene, comunque signori, partiamo dal primo match in programma per questa 37esima giornata, ovvero Udinese-Spal. Vediamoci la formazione dell'Udinese. Prevista la stessa formazione che ha schiantato nell'ultimo turno il Frosinone per 3-1. Ci sono dei ballottaggi, quello tra Samir e Neutink e quello tra Lasagna e Pussetto, con i primi in entrambi i casi favoriti. Non ci sarà Fofana, socio, perché insomma
informo sia lei che tutti i telespettatori che si chiedono che fine ha fatto Fofana. Fofana è ai box dalla sfida del 29 aprile contro l'Atalanta per un infortunio al bicipite femorale destro. Spera di tornare almeno tra i convocati nella prossima gara di campionato con la SPAL, altrimenti ci sarà nell'ultimo match stagionale previsto contro il Cagliari. Regia, torniamo un attimo sulla formazione dell'Udinese. Nell'Udinese, se cercate i bonus, c'è un bel tridente da schierare, ovvero De Paul, Lasagna e Okaka. Soprattutto l'ultimo viene dalla doppietta contro il Frosinone. Lasagna quest'anno diciamo che insomma, ha più deluso che prodotto qualcosa, ma comunque in casa con la SPAL, una partita così importante, si può tranquillamente lanciare. De Paul insomma si occupa dei calci piazzati, dei rigori, quindi ecco, è uno degli uomini indiziati per il vostro centrocampo. Se cercate la sufficienza, penso che potreste trovarla tranquillamente in Strigger Larsen e D'Alessandro, mentre per ora va bene D'Alessandro. Oggi mi a due giornate dalla fine mi sento controcorrente, anche se comunque dalle ultime pare che abbia avuto un affaticamento muscolare in settimana, quindi è in ballottaggio. Certo. E poi soprattutto Musso, perché Musso può essere uno dei portieri tranquillamente di giornata, insieme a lui Radu e non so, ecco, poi le scommesse magari Merea, Andanovic, ma ci arriveremo più tardi. Beatrice, abbiamo delle statistiche riguardanti l'Udinese? Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla SPAL in questo campionato, l'Udinese è quella che ne realizza di meno con questo fondamentale, 4. Ecco, socio. Che dire? Cioè, chi segna di testa e chi non segna. Esatto. Per lei è un fondamentale così importante il colpo di testa. Chiedi a Milinkovic. O a Pavoletti. O a Pavoletti. Vabbè. Passiamo alla SPAL. Vediamoci la formazione degli uomini di Semplici, che ritrova Kurtic ma perde Missiroli, sostituito da Schiattarella. Ballottaggi tra Felipe e Cionek, Schiattarella e Valdifiori e Floccari e Antenucci. Chi schierare nella spalla? Sicuramente Petagna, che ormai viene dalla sua migliore stagione in Serie A, visto che è arrivato a quota 15 gol, una stagione veramente superlativa. Insieme a lui Jasmin Kurtic, reduce dalla sua migliore stagione in Italia con 6 gol e 2 assist in 28 partite, e soprattutto non dimenticatevi di Manuel Lazzari, che non ha ancora segnato in questo campionato ma comunque ha messo a referto ben 8 assist. Per quel che riguarda invece chi non schierare, forse possiamo concedere un turno di riposo a Viviano, Fares e Felipe. Socio, lei che ne pensa? Sono d'accordo solo su Fares, nel senso che Felipe comunque si è dimostrato affidabile nell'arco del campionato, e se possiamo mettere Musso non vedo perché non mettere Viviano. Lazzari, continuo a dire che spero possa andare in una big, ha dimostrato ampiamente di meritarlo. Occhio a Murgia, potrebbe essere un buon jolly. Allora, Tudor in conferenza stampa ha dichiarato che questa è la partita da vincere per chiudere la questione. Esattamente. Quindi, socio, forse tra Musso e Viviano, cioè la SPAL ormai non ha più niente da chiedere al campionato. Questo è anche vero. Però la SPAL non è la squadra Materasso che vedo più regalare punti, ecco. Ah, poi, insomma, perché ne vede altre comunque che regalano punti. Vabbè, poi ci torniamo. Però abbiamo delle statistiche sulla SPAL. Sì, la SPAL ha vinto le ultime due trasferte di Serie A, non è mai arrivata a 3 successi esterni consecutivi nel massimo campionato. Ecco, a posto, quindi abbiamo anche tirata, quindi praticamente è fatta, se state ascoltando insomma Fantajay pronostica un bell'uno per l'Udinese, salvo le complicanze del socio di Francesco. Passiamo a Genoa-Cagliari, in programma domani alle 18. Vediamoci la formazione del Genoa. Genoa in settimana, Biraschi ha avuto un lieve affaticamento muscolare, non è niente di grave, ci sarà anche se non è al 100%. Stesso discorso per Zukanovic, che ha rimediato un fastidio al ginocchio e non ha lavorato con il gruppo. Per quanto insomma, tra i due una difesa abbastanza rimaneggiata, mancherà lo squalificato Romero sostituito dal turco Gunter. A centrocampo mancheranno Mazzitelli e Lazovic, che non ha ancora smaltito l'edema al polpaccio. Per quel che riguarda i consigli, chi mettere nel Genoa? Sicuramente Gogo Goran Pandev. Tant'è che Beatrice ha una statistica al riguardo. Sì, infatti l'attaccante del Genoa ha segnato nell'ultimo turno di campionato, non va a segno per 2 gare di fila da maggio 2017 in Serie A. Ecco, perfetto.
Poi possiamo tranquillamente inserire Criscito semplicemente per un discorso puramente di maglia, perché diciamo che questa è la partita più importante della stagione del Genoa e quindi è in queste partite che si vedono i capitani. E poi un altro portiere tranquillamente schierabile di giornata è sicuramente Radu, che se la Padula, Pandev, diciamo sono gli incaricati a segnare, c'è anche un incaricato a non subire gol, che in questo caso è Radu, in una partita così importante per i genoani. Laddove il Cagliari, esatto, il Cagliari non è che insomma ha una tradizione in trasferta così favorevole, quindi insomma evitiamo la difesa del Genoa, però ecco la Padula, Pandev, io ci schiaffo dentro anche Miguel Veloso, che è lì perché, lo sappiamo perché è lì Veloso, no? Perché lui ha tirato un gioco prezioso al presidente Preziosi. Bravissimo Spaziale. Cioè prendendosi là... Vabbè, prendendosi un termine un po' medievale, sposando la figlia del presidente Preziosi. Perfetto. Quindi chi di Preziosi ferisce, di Preziosi ferisce. Esattamente Spaziale, esattamente. Va bene, passiamo al Cagliari. Vediamoci la formazione del Cagliari. Nel Cagliari ci sono tre ballottaggi tra Serna e Cacciatore per quel che riguarda il ruolo di terzino destra, tra Pisacane e Romagna per quel che riguarda il ruolo difensore centrale, tra Birsa e De Jola per quel che riguarda il ruolo di trequartista. Nel Cagliari mancheranno gli indisponibili Ceppitelli e Faragò. Il Cagliari attualmente è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e i migliori di giornata per quanto riguarda il Cagliari sono sicuramente Barella, che insomma sta facendo una stagione monstre, e addirittura nonostante questa stagione monstre alla fine della fiera potrebbe anche rimanere a Cagliari, che non credo sia una cattiva idea per lui e per il Cagliari, sinceramente. Oddio, però farebbe un po' la figura della mucca Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Dicevo, sì. Potrebbe... Che giochi di parole, però. Lo lascio fare. Dicevo, potrebbe essere un modo per il Cagliari di alzare il prezzo e un modo per lui di maturare, dato sì che comunque un po' acerbo lo è, ma è anche normale vista la carta d'identità. Assolutamente, insieme a lui mettiamo Gio Pedro, che è il rigorista della squadra, Pavoletti, perché insomma parlavamo del fondamentale dei colpi di testa, ecco, in questo fondamentale Pavoletti penso sia uno dei re all'interno della Serie A, per cui preferiamo un Pavoletti rispetto a un tridente difensivo del Genoa. Occhio però, perché come analizzava il match analyst Jacopo Di Francesco, comunque ci troviamo di fronte a un Cagliari che in trasferta non è che alla fine se la passi così bene, socio, adesso non abbiamo statistiche alla mano per quanto riguarda il cammino in trasferta del Cagliari. Mi però, sembra, insomma, a memoria sia uno dei peggiori, ecco, del campionato, anche perché consideriamo che Pavoletti ha segnato quasi solo alla Sardegna Arena e di conseguenza diventa difficile senza il suo apporto per il Cagliari fare risultato. Assolutamente. Regia, ci rimandi un attimo al volo la formazione del Cagliari, perché abbiamo consigliato Barella, Gio Pedro e Pavoletti, però adesso diciamo chi non consigliamo. Esatto. Chi non consigliamo sono sicuramente Klavan e Pisacane. Klavan dissento. Vabbè, non troppo per la media vuota, ma per il giocatore che è frenato da tanti infortuni, volta, altrimenti il Cagliari sarebbe bello che salga. Questa volta dirò una cosa controcorrente, però non mi sento molto Birsa. Birsa quest'anno ha giocato pochissimo, a livello fisico non è, insomma... Qui mi trovi d'accordo, però non dimentichiamoci dei piazzati. No, quello sicuramente. Certo è che i rigori è difficile un po' sovrastare Gio Pedro, cioè ormai l'incaricato è lui. Sì, sì, quello sì, però punizioni, corner. Assolutamente. Beatrice, angolo statistiche. Prego. Allora, una l'abbiamo detta, vero? Sì. Diciamo quella su Pionte, che ha segnato 13 gol con la maglia del Genoa, i migliori 4 marcatori del Ligure nella Serie A 2018-2019 ne hanno realizzati 14 in totale, Kwame, Pandev, Sanabria e Lazovic. Ecco, quindi questo a dimostrare un po' che ci sono scelte scellerate che a volte si fanno. Beh sì, sì, però come ho detto altre volte, il discorso è che in un campionato a 20 con Chievo e Frosinone un rischio del genere te lo prendi alla fine di San Bianco. Ah beh, certo, se davanti la a te... La tristezza è questa. Poi, infatti sono un po' triste, socio, le dico la sincera verità, perché ormai... Non è stato un campionato entusiasmante. Assolutamente. Come da qualche anno. Assolutamente. Parte, meno male che c'è almeno la lotta per l'Europa League / Champions League, altrimenti veramente... Cioè, staremo... A parte Sarri,
c'è stato veramente poco da dire ultimamente. Certo, poi non potremmo neanche stare con l'infradito, visto che ormai insomma ha dato il maltempo. Taci che oggi fa caldo la prima volta da tempo immemore. Lascia stare. Non provocare. Non faccio l'uccello del malaugurio. Intanto nel frattempo ci inquadrano le nostre non infradito. Esatto. Socio, lei che cosa porta ovviamente in rassegna? No. Cosa ci pensi a fare? Quelle da basket. Sono sempre loro. Piedino. Ma vada via. E oggi è anche la giornata nazionale mondiale contro l'omofobia, non mi faccio piedino. Vabbè. Cristian De Luca, lei che dice? Chiudiamo? Cosa si sente? No, passiamo al Sassuolo. Bene, vediamoci la formazione del Sassuolo. 4-3-3. Stranamente De Zerbi cambia anche questa settimana la formazione, dal 3-5-2 al 4-3-1-2 al 4-2-3-1, alla fine andiamo al 4-3-3, che alla fine è il modulo più utilizzato dal tecnico italiano. Finisce la stagione per Stefano Sensi, che ha riportato una frattura dello scafoide della mano destra, necessarie 2 settimane di stop. A lui si aggiungono gli assenti Magnani e Peluso. Ballottaggi tra Juricic e Babacar per il ruolo di prima punta, Magnanelli e Lemos, e mancherà lo squalificato Burabian. Chi inserire nel Sassuolo? Occhio, perché comunque il Sassuolo se la giocherà con tutti e ampiamente dimostrato di saper e poter segnare. Un nome su tutti, signori, che sta veramente non stupendo, sta facendo veramente qualcosa di più, è Lirola. Lirola ha partecipato a 8 reti in questo campionato, 2 gol e 6 assist. Nessun difensore del Sassuolo aveva mai superato quota 4 in una singola stagione di Serie A. E poi a Lirola possiamo, grazie Beatrice, possiamo aggiungere Berardi e Bogà, perché insomma, visto che ormai c'è area di ciclismo, di Giro d'Italia, che insomma sta oggi, se non sbaglio, passava per l'Aquila, se non in Abruzzo male. Passerà tra l'Aquila e l'Adriatica, dove Tortoreto. Sarà pronto il nostro corrispondente Luigi Prosperi. Poi se passa all'Aquila dimmelo tu, insomma. Sì, oggi passava all'Aquila, okay. La tappa Vasto L'Aquila, se non erro. Mi trovi impreparato. Se qualcuno ne sa di più, devo ammettere la mia. Volevo dire semplicemente riagganciarmi al tema del ciclismo per dire che ci sono giocatori nel Sassuolo come Berardi e Bogà che stanno venendo fuori alla distanza, quindi potete tranquillamente inserirli. Soprattutto il giocatore della Costa d'Avorio è un'autentica rivelazione di stagione. Per quanto riguarda invece chi non consigliare, ecco, forse i rischi maggiori sono rappresentati un po' da consigli, anche se sta facendo una stagione veramente strepitosa, e un po' anche da Ferrari, che insomma non ha giocato per un po', De Zerbi lo ha riproposto con diciamo non troppi successi. Socio, lei è d'accordo? Sì, fondamentalmente sì, non ho la minima idea di quello che potrà essere il futuro della Roma, sinceramente diventa anche difficile pensarci. Per quanto riguarda invece i neroverdi, da quando ho tirato via quella storia sbacciandola come un'esclusiva dei bonus per concludere la stagione, non hanno più vinto, quindi esito. Anche se contro il Torino hanno fatto una gara veramente impegnativa. La fanno sempre, la prestazione raramente è mancata agli uomini di De Zerbi. Un altro da buon voto, Duncan. Sì, di lui ci fidiamo. Perfetto, passiamo alla Roma. 4-2-3-1 per gli uomini di Ranieri, che non avranno Pellegrini, non dovrebbe recuperare per il Sassuolo, ma ci sarà sicuramente nell'ultimo match, si porta dietro dei dolori passati. Al suo posto dovrebbe giocare da trequartista Pastore, anche se in ballottaggio con Zaniolo. Socio, mi dia almeno 4 nomi nella Roma. Beh, chi lo ha provi a pescare un Gioli da Pastore, perché comunque quei pochissimi minuti che ha giocato li ha fatti bene, questo va detto. Oltre all'ovvio El Shaarawy, mi sento di dirti Cristante e Kolarov. Sono d'accordo, io aggiungerei anche Kluivert. Se te lo senti. Kluivert sta facendo bene, con Ranieri mi sta veramente piacendo, sembra un altro giocatore rispetto a quello si era molto perso con Di Francesco. Però ti aggiorno anche sulle condizioni di Manolas, sì. Perché come riportato da prossimo Roma TV, difensore della Juventus, tra l'altro. Ma io penso sicuramente non sarà più il difensore della Roma. No, io non la voglio tirare ai tifosi romanisti, che già vengono da una. Vabbè, ci arriviamo dopo. Da un lustro complicato. Sì, dopo mi prendo un minuto per fare una filippica. Come riportato
da Roma TV. Durante la rifinitura di oggi a Trigoria il difensore greco Manolas ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il difensore greco è stato costretto ad abbandonare la seduta d'allenamento. La sua presenza nella lista dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo al momento è in dubbio. E a questo ti aggiungo anche una piccola perla su Edin Dzeko, perché dopo essersi sbloccato in casa, gol all'Udinese e poi alla Juve, ora deve sbloccarsi di nuovo in trasferta, dove l'ultimo gol è arrivato il 23 febbraio contro il Frosinone. Anche se parliamo di un Dzeko che comunque è in un buon stato di forma. Eppure ti ricordi com'era partito Dzeko all'Olimpico? Assolutamente. Assolutamente. Che gol aveva fatto? Fantastico. La bellezza slava, morirci dentro. Beatrice, prego. Statistiche. Il centrocampista della Roma Cristante ha partecipato a 3 gol nelle sue ultime 4 sfide contro il Sassuolo in Serie A, 2 reti e un assist. E continuo sempre con la Roma. Mirante ha mantenuto 5 volte la porta inviolata in 9 partite di questo campionato con la Roma, mentre Olsen ci è riuscito 4 volte in 27 gare. Ecco. Io direi che abbiamo ampiamente parlato di del signor Olsen, però aggiungo alla Roma 180 minuti la nazionale italiana non è riuscita a fare gol. Solo l'Italia di Ventura non è riuscita questo a segnare detto Olsen. Sempre. Per il resto penso gli abbia mi permetto anche di dire che un attaccante scuro bresciano che oggi gira dalle parti della Costa Azzurra avrebbe potuto fare comodo. Come no, assolutamente. Nella Roma ci sono questi ballottaggi. Manolas, che abbiamo visto è un po' in dubbio, è in ballottaggio con Juan Jesus. In mediana, ballottaggio Nzonzi, De Rossi, anche se comunque presumo che dopo, insomma, ormai è storia di tutti, il fatto che De Rossi lascia la Roma a fine stagione, probabilmente, diciamo, per smorzare un po' i toni, forse Ranieri lo lascerà in panchina. Nzonzi, De Rossi, ballottaggio, ballottaggio Pastore Zaniolo e ballottaggio Kluivert, Under. Aggiungo solo questo. Per quanto riguarda il caso De Rossi... Hai detto che volevi la filippica, so che siamo d'accordo. Ma io quello che ho da dire è, sinceramente, non mi spiego come mai ci siano ancora queste cose. Nel senso, comunque si parlava di una bandiera, di un giocatore che ha dato tantissimo non soltanto alla Roma ma proprio al calcio italiano. Secondo me, insomma, se addio doveva essere... c'erano ben altre condizioni. Poi non entro in merito nella polemica messaggi audio di WhatsApp, perché ecco, poi per la serie vatta a fidare degli amici. No, però qui ho pensato la tua stessa cosa. Invece pare che De Rossi sia stato informato prima dall'amico che l'aveva, a cui aveva mandato l'audio, che l'avrebbe condiviso, in quanto è uno degli azionisti della Roma e ha usato questi audio come messaggio per informare la società che dopo questo episodio non avrebbe più partecipato alle quote giallorosse. Per me è qualcosa veramente di clamoroso, sono sincero, il fatto che la Roma rinunci a De Rossi, sono sincero. Secondo me, vedendo anche poi, limitiamoci al fantacalcio, vediamo semplicemente la media di Cristante e De Rossi, che fondamentalmente sono loro che si sono alternati durante tutto il campionato con De Rossi. Beh, parliamo di Nzonzi che, socio, aiutami, viene da una stagione praticamente nulla. Cioè, Nzonzi è un giocatore molto particolare, devi potertelo permettere. Fa bene 3 cose, se gli chiedi qualcos'altro diventa disastroso. L'abbiamo visto al Mondiale con la Francia e lì era in un centrocampo ben articolato. Alla Roma gli è stato chiesto di prendere in mano delle situazioni che non gli appartengono e i risultati sono questi. Cristante non è sicuramente il giocatore ammirato all'Atalanta. Anche Pastore, perché tutto fa meno che quello. Ci metto anche l'allenatore di mezzo, perché Cristante è un talento. Pastore, non ho parole. Io la chiuderei con questo interrogativo. Poi, insomma, ognuno trae le sue conclusioni. Preferivo un addio sicuramente diverso, però non sono io assolutamente che decido, anzi, ricorda alzo le manine. Ricorda un po' la Juventus con Del Piero. Ma anche con Marchisio. Con Marchisio, sì, ma non so. Queste poi... il Milan con Maldini. Questa purtroppo quando, delle società. Quando una società si sente più piccola di una bandiera e non sa accettarlo, allora diventa problematico e diventa anche molto sgradevole, perché, insomma, chi è De Rossi, cosa ha rappresentato... non devo dirlo io, posso dire nel mio piccolo che tecnicamente aveva ancora tanto da dare, che alla Roma comunque non c'è questa concorrenza agguerritissima nei suoi confronti, anzi abbiamo le prove che sarebbe rimasto senza inficiare i conti della società.
credo sia un autogol di stile, ma anche verso la piazza abbiamo visto striscioni veramente forti anche contro a Londra, una a Londra, New York, ecco, contro quindi una proprietà che ha già il suo da fare nello spiegare alla Roma come stiano farloccamente provando a farla vincere invece che usarla come una macchina da plusvalenza e fare fuori anche le bandiere. Sinceramente un suicidio. Assolutamente. Passiamo, purtroppo insomma avrei voluto approfondire questo tema, però insomma dobbiamo ci sono da analizzare tutte le partite. Passiamo a Chievo-Sampdoria in programma domenica alle 12.30. Regia velocemente con la formazione del Chievo, perché anche qui non voglio entrare a gamba tesa, ma abbiamo poco da dire sul Chievo. Il nome più appetibile, ma quello non si doveva ritirare, basta, è entrato a San Siro un'altra volta di troppo, basta. Il nome più appetibile è Sergio Pellissier, spoilerato dal socio di Francesco, che vorrà salutare nel migliore dei modi il suo pubblico. Ma quale pubblico? Quale vabbè, pubblico? Socio, ci saranno degli affezionati del Chievo Verona adesso? Ma vabbè. Vuole che facciamo anche una statistica sul numero dei tifosi del Chievo? Che dovrebbe essere attorno a quelli del Teramo, in C, però va bene. Vabbè. Regia, io passerei direttamente alla formazione della Sampdoria, perché nel Chievo fondamentalmente al di là di Pellissier dubito che i fantallenatori possano ora, avere un qualcuno. Un attimo seri, Bani per me giocherà in Serie anche l'anno prossimo. Beh sì, su di lui pare ci siano gli occhi dell'Empoli qualora esatto dovesse rimanere in Serie A. Vediamoci la formazione della Sampdoria secondo la Gazzetta dello Sport, però Giampaolo starebbe pensando a diversi cambi alla per Roma la sfida contro il Chievo. Audero potrebbe far spazio in porta a Belez, in difesa Sala, Ferrari, Colli e Murru, e se non dovesse recuperare Andersen, tentativo in corso. Vieira potrebbe giocare davanti alla difesa con Pret e Linetti. Per il resto, Ramirez, Caprari, Quagliarella. Socio, mettiamo in blocco la Sampdoria, sì, contro il Chievo tutti? Assolutamente sì. Mi dica invece chi teme di più nella Sampdoria che non possa portare a casa la prestazione. Ma l'unico che mi viene in mente è Ferrari. Ok, anche perché ha una fantamedia insomma abbastanza rivedibile. Angolo statistiche, no, c'è un primo messaggio. Questione De Rossi gestita da dilettanti. Povera Roma, povero calcio. Parole sante. Sì, amen. Aggiungerei questo, sì, sono fondamentalmente d'accordissimo. Dispiace per i ragazzi, anche se a sto giro Simone non l'ha dovuto Caro dire. Caro Andrea, come ti spieghi i casi Marchisio prima e De Rossi poi? Non me li spiego, sono sincero, non me li spiego, forse provo a spiegarmeli solo con, non so, una prepotenza da parte delle società, perché comunque parliamo di due giocatori che hanno dato tantissimo alle rispettive squadre, Marchisio alla Juve e De Rossi alla Roma. Sicuramente il loro rapporto poteva essere concluso nel migliore dei modi. Fa male soprattutto vedere tutti i messaggi di stima che, come ovvio, ci sono, però fa male anche poi ascoltare Ranieri che dice: io da allenatore lo avrei tenuto De Rossi. Le parole di Pastore, di Perotti, che insomma ha detto che De Rossi giocava anche con tutte le infiltrazioni del mondo pur di giocare. Queste sono le cose che fanno più male al di là di tutto. Però comunque, signori, parliamo di fantacalcio, quindi cioè sdrammatizziamola un po' la questione. Angolo statistiche. Facciamo, sì, l'attaccante del Chievo Riccardo Maggiorini ha realizzato 4 gol contro la Sampdoria, la sua vittima preferita nella massima serie. Quagliarella ha realizzato 11 gol contro il Chievo, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A. Oh, perfetto, abbiamo terminato per questo. Sì. Ok, spostiamoci velocemente a Empoli-Torino e vediamoci prima la formazione dell'Empoli, esaminiamo l'Empoli e poi dopo la pubblicità ci vediamo il Torino. Vai regia. Unico ballottaggio nell'Empoli è quello tra Veseli e Maietta, per il resto formazione tipo. Chi inserire nell'Empoli? Sicuramente Di Lorenzo, stagione da protagonista per l'ex Matera, autore di 4 gol e 3 assist. Nessuno probabilmente se lo aspettava. Krunic, tranne Giacomo Novelli che salutiamo. Krunic, su cui ha messo gli occhi proprio il Torino. Farias, reduce da 7 gol nella seconda parte di stagione con l'Empoli. E Caputo anche lui, 15 gol in stagione. Anche qui 15 sono tantini. Tantini, assolutamente. Per un giocatore che ha giocato pochissimo in Serie A, una precedente esperienza con il Bari, per il resto... Vabbè, lì è anche un... No, qui non farei un discorso tanto di competenza dirigenziale, quanto
di scelta sua nel prendere un certo tipo di ingaggio, nell'avere un certo ruolo di protagonista in B che ha sempre mantenuto. E se siete particolarmente affamati e folli, io metterei... Se siete Steve Jobs, quindi, esatto, fondamentalmente. Metterei Dragoschi, perché Dragoschi nelle partite più importanti, quelle che valgono una stagione, sfodera sempre prestazioni clamorose. Me l'ero persa sta cosa, però mi fido, vabbè. Sì, no, guarda, vabbè, in casa poi ha sempre fatto bene. Certo, il malus è dietro l'angolo, però ecco, veramente, la premessa è, se siete affamati, se siete folli, inserite, potete tranquillamente inserire Dragoschi. Ci prendiamo un piccolo tie break pubblicitario, poi torniamo con tutte le altre partite della 37esima giornata di Serie A. A tra poco! Ben ritrovati telespettatori Super J al ritmo di Cuba Libre. Siamo rientrati con calma, con molta calma. Con calma, assolutamente. Si provavano prima delle prove canore ancora. Veramente più parole. Socio, lei che fa? Giugno arriva per tutti. Io ultimo un angolo meme che è di una prontezza, veramente. Va bene, prontezza risponde al nome di Empoli Torino. Vediamoci la formazione del Torino, visto che prima abbiamo già analizzato l'Empoli. 3-5-2 per gli uomini di Mazzarri, con torna finalmente Iago Falche in attacco insieme a Belotti, via tutti quegli esperimenti con Berenguer, Meite. Gli è andata anche bene, mica no? Di Francesco, finalmente si vede, anche se c'è un ballottaggio, occhio, perché c'è il ballottaggio Iago Falche Zazza e Olaina Berenguer. Ma lo fanno ancora entrare all'Olimpico Zazza? Beh, oddio, sembra forse... No, però gioca al Castellani questa volta. Ah, in trasferta. In trasferta, okay. Sì. Vabbè, socio, mi dica tre nomi nell'Empoli. Beh, Baselli. Scusi, nel Torino. Baselli sta facendo una stagione davvero notevole. Non vado a nominare l'ovvio, ovvero Sirigu, Itsun, Kulu e Belotti. Penso possa essere bellissima e decisiva la sfida tra Olaina e Di Lorenzo. Sì, assolutamente. E anche De Silvestri che viene... Viene dall'assist per il gol dell'anno comunque, quindi. Assolutamente. Lei chi vede favorito in Empoli Torino? Beh, ovviamente c'è una chiara favorita. Eppure hanno due caratteristiche che vanno a incrociarsi, ovvero l'Empoli in casa non ha sempre fatto risultato, ma ha sempre fatto gioco, mentre il Toro in trasferta spesso si è snaturato. Sirigu possiamo inserirlo contro l'Empoli? Ci sta. Beh, hai detto mettere Dragoschi. Sirigu lo possiamo mettere. Assolutamente. E Iago Falche come lo vede, socio? Vorrei capire come sta. Prima di rischiarlo, vorrei capire come sta. È un po' in ballottaggio, non lo so. Una sicuramente che... cioè, il tasso tecnico di Iago non Falche si discute. Non è discutibile, soprattutto al Toro. Però, insomma, tanto che fuori. Quindi ripetiamo: Sirigu, ok. Itson Kulu, meglio rispetto a Moretti. Sì. De Silvestri può essere un'opzione. Meglio Olaina, Rincon, Meite, non giocatori da fantacalcio, Baselli, forse la stagione migliore della carriera, Falche, bisogna capire come sta, Belotti, vedi come sopra. Upgrade. Ok, statistiche, Empoli Torino. Andiamo. L'ultimo gol del difensore del Torino, Nkulu, in Serie A è arrivato proprio contro l'Empoli nel dicembre 2018. E per quanto riguarda Belotti, lui ha segnato 7 gol in trasferta in questo campionato, al massimo ne ha realizzati 9 fuori casa in una stagione di Serie A 2016-2017. Oh, perfetto. Spostiamoci a Parma-Fiorentina, in programma domenica alle 15. Nel Parma, ballottaggio tra Inglese e Ceravolo per il ruolo di attaccante centrale, tra Kučka e Stulac a centrocampo, difesa barra centrocampo tra Di Marco e Gobbi, mentre mancheranno gli squalificati Luca Rigoni e Bruno Alves. Socio, vedendo la formazione del Parma, io direi un nome su tutti Kučka, che è veramente uno, sì, dei centrocampisti, sì, migliori, acquistato per pochi crediti, infatti, alle aste di riparazione, ha messo 3 gol al referto, quindi complimenti a Juraj Kučka. Aggiungerei la possibilità di mister 6 e mezzo, ovvero Antonino Barilla, insieme a lui in difesa forse quello che mi ispira di più è Bastoni, che è un po' meno irruento rispetto a Jacoponi e Gagliolo. Per quanto riguarda i due, sono d'accordo in difesa. In attacco, stiamo parlando di due che vanno messi. Sì. C'è una Fiorentina in crisi e non so Barilla quanto, perché Fiorentina, se salvo un reparto, è il centrocampo. Sì, sì. E invece proprio per questo motivo Di Marco può essere una scelta valida.
Perfetto, quindi lei azzarda più di Marco, sì, che Barilla come scommessa. Però per il resto inglese, Gervinho, Kučka, Bastoni. Sepe viene da quell'orripilante meno 0,5 in pagella di settimana scorsa. Direi di evitarlo, è una partita abbastanza complessa questa. Tutte come due... evitiamo la fonte. Esatto, come tutte e due hanno bisogno di 3 punti, quindi una partita non proprio adatta ai portieri. Abbiamo delle statistiche riguardanti, sì, il Parma. In attacco considerate bene, perché Inglese ha segnato 9 gol in questo campionato, potrebbe diventare il 4° giocatore italiano ad andare in doppia cifra di marcatore in tutte le ultime 3 stagioni di Serie A, dopo Quagliarella, Immobile e Belotti. Perfetto. Passiamo alla formazione della Fiorentina. Questa volta Montella stravolge i suoi, passa, abbandona il 3-5-2 e passa al 4-3-3. Nella Fiorentina ballottaggi tra Ceccherini, Lorini sull'out di destra, Vitor Hugo e Pezzeglia in difesa, Benassi, Di Milson a centrocampo e Miraglia, Simeone in attacco. Che ti manca, Spaziano? No, stavo un attimo aggiornandomi. Perfetto, la vediamo in sovraimpressione la formazione della Fiorentina. Nella Fiorentina l'uomo che non molla mai è assolutamente da inserire anche in questa giornata, stiamo parlando di Federico Chiesa, insieme a lui Muriel, anche perché c'è una statistica che lo riguarda. Sì, l'unica doppietta in scena dell'attaccante della Fiorentina è arrivata proprio allo stadio Tardini nell'aprile 2013, quando vestiva la maglia dell'Udinese. Ecco, quindi se siete proprio degli amanti delle statistiche vi potete fare carico di questi dati. Per quel che riguarda la font, anche qui stesso discorso fatto per Sepe, una partita abbastanza complicata e di difficile lettura, noi non lo consigliamo la font, non è sicuramente tra i portieri di giornata. Nella Fiorentina potete pescare quello con la fantamedia migliore attualmente, ovvero Milenkovic. Potete evitare Vitor Hugo, che insomma non è che sta facendo un gran bene. Biraghi è sceso nelle prestazioni, viene da un 4,5 nella scorsa giornata, quindi fondamentalmente queste sono le scelte. Beh, io metterei anche Benassi. Lei lo mette? Sì. Anche se Benassi anche lui è un po' in caduta. È in calo, ma ha fatto veramente una bella stagione. Però torna a avere tu. Ci chiedono. Lazzari o Bogà? Io direi Bogà. Mi fermo alla posizione in campo, quindi sono d'accordo con te. Sì, solo per quello, perché Lazzari comunque parlano i numeri per lui, 8 assist, però Bogà, ecco, lo dicevamo prima, sta uscendo nelle ultime prestazioni, quindi dategli fiducia. Chi sarà il successore di Allegri? Bella domanda. Spaziale. Innanzitutto bisogna fare i complimenti. Chi scrive il messaggio? Chi sarà il successore di Allegri? Non so, si sono fatti tanti nomi, si parlava di Guardiola. No. Io penso che, insomma, poi lo approfondirà il socio di Francesco nell'angolo meme. Guardiola è un'opzione da scartare. No, meme non ne abbiamo, lo dico ora. Guardiola ha detto chiaramente in conferenza stampa, non so più come dirvelo, a Torino non ci vado, ognuno tragga le sue conclusioni. Vabbè, anche lei penso diceva che restava, non sa mai. L'ha detto Agnelli, quindi. Credo che la mio modesto parere la soluzione più adatta possa essere Deschamps. Mm. Ha fatto un gran mondiale, non ha più nulla da chiedere appunto ai Galletti, sa gestire uno spogliatoio con tante prime donne, esprime un gioco moderno, europeo, propositivo, ma anche attento dietro, con gente d'elite, notare il gioco di parole. Sì, l'ho notato e infatti le volevo chiedere note al merito. No, credo d'elite sia bello che è accasato al Bayern Monaco. Bayern Monaco? Addirittura lei lo indirizza Bayern per 80-85 milioni. Caspita. Che sono lo stesso prezzo di De Jong al Barça. Comunque ho recuperato la nota ufficiale della società Juventus. Sì. Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019-2020. Che detta così sembra come presagire nella stagione 2019-2020. Cosa vuol dire che nella 2020-2021 poi tornerà Allegri? Vabbè. L'allenatore e il presidente Andrea Agnelli incontreranno insieme in media, lo voglio leggere così, in occasione della conferenza stampa che si terrà domani sabato 18 maggio alle ore 14 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. Altri nomi, Conte, diciamo. si parlava di Conte, Inzaghi. Però a quanto pare molto vicino all'Inter, ora bisogna anche capire che peso avrà Marotta in questa scelta e penso sia solo lì il nodo, perché ad oggi sei folle a scegliere l'Inter per la Juve, questo è un dato di fatto. Poi, anche se un suo ritorno pare che sia gradito da Nedved e Paratici, dici? Ma non tanto dal presidente Agnelli, che comunque ha lasciato in mano a Paratici e Nedved la scelta di beh sì, ha vinto la linea
Nedved Paratici. In questo senso Conte mi sembra un nome plausibile, anche perché questo circo non è stato molto in stile Juventus, però arrivi a togliere l'allenatore due giorni prima di una partita pesante per la corsa Champions. Se fai una cosa del genere vuol dire che hai in mano già il sostituto, che potrebbe essere a questo punto anche Simone Inzaghi, fresco di una grandissima Coppa Italia con la sua Lazio. Io non lo vedrei così male Simone Inzaghi, leggo sui social è un grande rischio, non viene ben visto, però è un grande me, rischio anche perché il mio modesto parere, la Juventus deve ragionare su 2 anni, non di più, quelli che ancora Cristiano Ronaldo, poi si vedrà. Perfetto, va bene, spostiamoci a Milan Frosinone, vediamoci la formazione del Milan. Socio, qui veramente andiamo rapidi. Stesso discorso fatto anche per Chievo Sampdoria. Penultima partita di Donnarumma con la maglia del Milan. Lei dice che andrà via? Senza Champions sicuramente. Ok, nel Milan chi, mi dica un nome che non possiamo schierare. Che ce n'è uno da non schierare. Lei sono ne parecchi. Vabbè, per questa giornata è un po' approvato. Si scherza, il blocco scherza, Milan. Blocco Milan. Penso che sì, possa dare una bella partita allo stesso modo Suso. Io aggiungerei anche Çalhanoğlu. Non lo dico più. Vabbè, Piontek tornerà al gol. Dovrebbe. Tornando sempre al tema ciclismo, tiriamo la volata a Christoph Piontek. Nel Milan ballottaggi Abate Conti sull'out di destra e Bakayoko Biglia come faro del centrocampo. Mancherà lo squalificato Paquetá, che ormai ha terminato la stagione. Angolo statistiche. L'attaccante del Milan Suso ha segnato la sua unica tripletta in Serie A contro il Frosinone, nell'unico match giocato contro i Ciociari nell'aprile 2016 quando vestiva la maglia del Genoa. E una delle 3 doppiette in Serie A di Piontek, che è arrivata contro il Frosinone a settembre. Ecco, quindi le statistiche dicono Piontek, socio. Noi per non noi l'ho tre detto sì. Per un discorso di ovvietà, assolutamente sì. Captain Obvious. Va bene, passiamo al Frosinone. Regia veramente rapidamente la formazione del Frosinone. Formazione già abbastanza nuova, Dionisi Trotta in attacco, Ciano trequartista, 3-4-1-2, non lo so, io l'unico che mi sento di consigliare nel Frosinone è Camillo Ciano, per il resto parliamo di giocatori che molto probabilmente nessuno li ha al fantacalcio, quindi... Soprattutto ora, a parte... Cioè, ok la completezza di informazione, però... Penso che oltre a Sportiello nessuno sarà in Serie A l'anno prossimo. Ah, così, proprio... Abbi pazienza. Vabbè, però Ciano in una neopromossa al massimo. Basta. Pinamonti, che però non giocherà perché è indisponibile. Di proprietà dell'Inter, è ovvio. Va bene, passiamo a Juventus Atalanta in programma domenica alle 20:30, in contemporanea con Napoli Inter. Vediamoci la formazione della Juventus. De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Spinazzola in difesa, a centrocampo Andrecan, Pjanic, Matuidi, in attacco Dybala, Ken e Ronaldo. Occhio perché potrebbe anche starci un cambio in porta con insomma, Insoglio prima o poi qualche minuto dovrà pur fare, quindi chi è che gioca l'ultima partita allo Stadium in cui spaziale? L'ultima partita allo Stadium? Penso dillo, dai, lo so, dillo. Barzagli che no, si ritira. Sbilanciati. Pjanic. Penso di sì, penso che Pjanic, Dybala, De Sciglio, perché se va via Allegri, insomma, De Sciglio... Tu dici non c'è un altro allenatore al mondo che lo vuole la Juventus? Mi auguro di no, questo non te lo so dire, mi auguro di no. Mi auguro che, che possa ripartire da Spinazzola, che sta sicuramente facendo meglio rispetto ad Alessandro. Per il resto, a livello di consigli per il fantacalcio... Io metterei sicuramente quei tre davanti, Ken, Ronaldo e Dybala. Io tornerei a dare fiducia a Dybala, anche perché comunque si è fatto un grande investimento su di lui. Per il resto sai che starei molto attento. Io starei veramente, non molto attento, di più, veramente prenderei tutto con le pinze. Barzagli e Bonucci, un 3-4 anni fa, mi ispiravano tanto come coppia. Barzagli adesso farà una gran partita, essendo l'ultima secondo me farà una gran partita. Spinazzola da ex non è che lo vedo poi così ma tanto poi sulle bene. Sulle fasce con l'Atalanta. Occhio. Esatto. Occhio alla Juventus, ecco, salviamo l'attacco e proprio se dobbiamo fare un nome a centrocampo salviamo Matuidi, che alla fine il Cese lo porta sempre a casa. Vediamoci a questo punto la formazione dell'Atalanta. 3-5-2 per gli uomini di Gasperini, 3-4-3, scusate.
Gollini, Mancini, Jim City e Masiello, Atöber, Freuler, De Ronne e Castagna, centrocampo Gomez, Zapata e Josip Ilicic. C'è da valutare anche il fattore psicologico però nella stavo Atalanta, dicendo che ha perso stavo male, dicendo adesso la questa Coppa Italia fa male perché giocando nell'Atalanta non capita spesso di avere un trofeo a disposizione, quindi fa molto male. Scegliendo dei nomi ti direi Mancini che si è riposato, ti direi ovviamente il Papu e Ilicic e Zapata, quei tre difficilmente li togli. Penso possa fare una bella partita Atöber. Sono d'accordo, io non ho niente da aggiungere, sono veramente d'accordo così. Secondo me il migliore tra questi che hai detto tu è Ilicic, sì, che è sicuramente l'uomo più in forma, ecco, dell'Atalanta. Occhio signori, perché ok Juventus-Atalanta, però diciamo nelle precedenti partite consigliamo sempre più il blocco Juventus rispetto alle altre squadre, però occhio perché comunque l'Atalanta si gioca la corsa in Champions, quindi non parte assolutamente così sconfitta. E poi lo avete visto, nella Juventus è presente, al di là dell'attacco, in difesa è presente un grande turnover, quindi i giocatori dell'Atalanta non sono da escludere a priori. Angolo statistiche, Juventus-Atalanta. Ronaldo è il giocatore di questo campionato che ha fatto più assist in partite casalinghe, 7 passaggi vincenti in casa della Juventus per lui. Zapata è il giocatore che in questa stagione ha segnato più gol contro la Juventus, contando tutte le competizioni, 4. Perfetto, passiamo a Napoli-Inter in programma domenica alle 20:30. Nella formazione del Napoli diversi ballottaggi come ogni settimana: Malcuij Usai sulla fascia destra, Goulam, Mario Rui su quella sinistra, Zielinski, Younes, presumo sulla fascia sinistra, Milik Insigne insieme a Mertens in attacco. Socio, che partita sarà Napoli-Inter? Complessa perché anche per il Napoli, se non vado errato, è l'ultima al San Paolo, sì. L'ultima con i seggiolini rossi al San Paolo, sottolineiamo anche questo, e non credo abbiano la minima intenzione di fare un regalo ad una rivale, ad una squadra contro cui comunque penso sia andata poco giù la sconfitta all'andata, e le scelte di Ancelotti vanno sicuramente in questa direzione: miglior formazione possibile dentro, Zielinski in quella posizione di esterno rientrante sembra essersi abituato, Cajon sempre più terzino ma lo sa fare bene, credo sarà importantissimo l'apporto dei terzini che hanno reso meno di quanto ci si aspettasse quest'anno, come credo e spero che ci si muoverà nella direzione di comprare un regista e di tenere all'anno, così da completare il reparto con Fabio Ruiz. Non so. Penso che Alan sia un po' a rischio. Ma si è un po' raffreddata la pista a Parigi, considerando che non si sa chi allenerà il Paris l'anno prossimo, forse Mourinho. Addirittura così. Io nel Napoli, vabbè, oltre alle ovvietà, Mertens, Milik, sono d'accordo con te su Zielinski. Fabian Ruiz è un po' in discesa, in calata nelle prestazioni in questo girone di ritorno, nonostante un girone di andata veramente da monstre. Veramente da talismano per il Napoli. Alan è tornato al gol in Serie A dopo quasi un anno, però non mi sembra questa la partita giusta per farlo, per fargli segnare il secondo gol in questo campionato. Terzini, bella sfida, eh? D'Ambrosio, Goulam, Malcuì e Asamoah. Vabbè, c'è di meglio in giro. No, quello sicuramente, però ecco, come dicevi te, la partita passa sicuramente dai terzini. Abbiamo delle statistiche per il Napoli? Sì, tra le squadre affrontate il meno 6 volte in Serie A il Napoli è quella, beh, questa è dell'Inter, scusate, quindi... Vabbè, allora dai, ci torniamo. Prego. E quella contro cui l'attaccante l'Inter Riccardo ha segnato meno gol, solo 2. E l'esterno del Napoli, José Cayón, ha segnato 4 gol contro l'Inter in Serie A, solo contro la Lazio 6 ha fatto meglio. Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, Meret del Napoli è quello con la percentuale di parate migliore, 81%, secondo Handanovic dell'Inter con il 77%. Socio, Meret o Handanovic? Dato che siamo su questi numerini, io l'anno prossimo mi aspetto uno Spaziani on fire con gli expected goals. Sai cosa sono gli expected come no? goals? Gradisci questo tipo di statistiche? Ma assolutamente. Bene, lavoreremo nei numerini. Meret Handanovic per questa sera stare su Meret, che ha secondo me le carte in regola per essere il prossimo portiere della nazionale. Nainggolan o Fabian Ruiz? Nainggolan. Regia, vediamoci intanto la formazione dell'Inter.
Nell'Inter io vedo un nome rilevante sulla destra, un certo Totò Candreva, perché mancherà molto probabilmente l'indisponibile Politano, quindi Candreva evitatelo. Quindi l'Inter è ufficialmente con 11 non creatori di gioco in campo. Socio, poi ballottaggio Lautaro Martinez, Icardi. Abbiamo visto la statistica favorevole per Icardi, ma questo Lautaro Martinez può segnare qualora dovesse partire dal primo minuto? Beh, l'ha fatto all'andata. Ah, ecco. Non vedo perché no. Ha fatto veramente una Socio bella stagione. Socio anticipa Lautaro. Le statistiche, fatto così veramente... come un delitto qualunque. Ha fatto veramente una bella stagione, credo sia lui il futuro dell'Inter. Per il resto, poco da dire, insomma, sarà fondamentale Vesino. Brozovic intanto dovrà ci hanno fare... tolto i tropici del Capricorno. Io ringrazio, ma immagino abbia letto Dorotea il TG stamattina, quindi siamo il in signor una... Lorenz. Siamo il signor Lorenz, dice. Ah, comunque, tornando a noi, Brozovic dovrà fare una partita più di qualità del solito. Non so se aspettarmi ancora qualcosa da Perisic, ma sarebbe il caso per vincere questa partita. Premesso che basta un punto. Ci vuole emulare ancora una volta la sua faccia quando noi diciamo ci vuole, Ivan ci vuole Perisic. Il momento, tu di qualcosa di buono su Perisic. Ivan Perisic. Qualcosa di buono, devi dire. Secondo me può segnare. Dario Argento ti ha preso già per il prossimo film. Sarà felice Lorenz Bonifo. Per il resto, Socio, abbiamo Dai detto che abbiamo tutto, abbiamo esaurito. Va bene, Dai. Allora andiamo avanti per l'ultimo match di questa 37esima giornata. Lazio-Bologna in programma lunedì alle 20.30. Allora, nella Lazio ci sono vari ballottaggi, sicuramente mancherà lo squalificato Radu, ballottaggi tra Bastos e Wallace, Leiva e Badel, Immobile e Caicedo e Parolo e Milinkovic-Savic. Io vedo una Lazio con diciamo l'euforia dopo il successo in Coppa Italia, che sicuramente vorrà terminare davanti ai propri tifosi nel migliore dei modi. Perdonami, ufficiale Manolas fuori dai convocati. Perfetto, quindi al suo posto ci sarà Juan Jesus. Intanto ci arrivano dei celletti, perfetto. Si usano all'Aquila i celletti spaziali? No, sinceramente no, però scoprirai però una meraviglia. Se qualcuno può, insomma, vuole contraddirmi, può farlo tranquillamente al nostro numero WhatsApp 368 8011 328. Nel frattempo, Socio, eccoli qui. Regia, se ci vuoi fare anche un primo piano. Pare li abbia fatti Beatrice, non ci credo. Beatrice, non li ho ti diletti li ho anche portati in cucina? Sì, mi diletto anche in cucina. Questa è una falsità. Millanta. Una millantatrice. No, gli ho già detto. Ma non lo mangiare adesso, ma no. Scusi, cioè me l'hanno portato per una ragione. Vabbè, vado io con Lazio Bologna, se mi permette. Allora, ballottaggio tra Bastos e Wallace, come va, è un disastro fondamentalmente se li avete presi. Lucas Leiva, dopo la grandissima prestazione in Coppa, penso possa prendersi un giro di riposo. Pronto Badel, tra Immobile e Caicedo non so chi è più in crisi. Parolo e Milinkovic, a mio parere, giocheranno entrambi. Nel Bologna più di Gemai e Orsolini, non saprei sinceramente cosa consigliarvi di più, considerando che entrambe hanno veramente poco da chiedere ormai a questo campionato. Per la gioia di Spaziani, fatemi sottolineare che a due giornate dalla fine Ibrahim Mbaye, passato ufficialmente a terzino, è ancora sopra al 6. Direi che abbiamo concluso, amico Spaziani. Dykes? Dykes non piace a nessuno dei due, quindi va bene così. Io andrei con l'angolo meme, dai. No, aspetta, Socio. Ma fai la bocca piena, aspetta cosa? Posso dire le statistiche? Te lo dico così. Ecco. Vabbè, Palermo è retrocesso. Il primo dei due gol segnati in Serie A con la Lazio da Lucas Leiva è arrivato proprio contro il Bologna all'Olimpico nel marzo 2018. L'attaccante era Lazio Ciro Immobile. Non ha trovato in gol nelle ultime 6 presenze di campionato. Il suo digiuno più lungo da dicembre 2016 in campionato. Il giocatore del Bologna, Orsolini, ha partecipato a 4 gol nelle ultime 4 partite di campionato. Tante partecipazioni quante nelle precedenti 10 gare di Serie A. Perfetto. Angolo meme. Oggi è bello forte. Lei è bello di capello. Ma sì, direi che insomma, sono invidiabili. La mia criniera è invidiabile. Quando tornerai nelle treccine? Beh, non finite le dirette. Purtroppo è stato impegnito di portarle e conseguentemente ci adeguiamo. Vabbè, signori, prima dell'angolo meme passiamo alle 11 possibili rivelazioni. Maledetto. Sigla che non c'è, prego. Regia, formazione ospite. Vediamoci. Ah, c'è la sigla. C'è la sigla. 3-4-3 che abbiamo preparato di giornata. In porta Radu. In scena nel match, scusate, ho ancora del dolce che sovrasta. Genoa Cagliari per Radu, e quindi noi ci affidiamo al portiere.
dei genovesi. Olaina sicuramente insomma può far bene in Empoli e Torino, e lo scegliamo per questo. Romagnoli, perché Milan, Frosinone, ok tutti gli attaccanti, ma c'è bisogno anche di una buona prestazione in difesa, e noi la prendiamo da Romagnoli. Criscito sempre in Genoa Cagliari, perché lo abbiamo detto prima, nelle partite più importanti è dove si vedono i capitani, quindi noi ci aspettiamo grandi cose da Mimmo Criscito. A centrocampo Rodrigo De Paul, perché insomma anche qui è la partita dal dentro fuori per l'Udinese, e le giocate migliori passano inevitabilmente dai piedi dell'argentino. Pratt nella Sampdoria, perché sta diventando piano piano sempre di più un leader di questa squadra, e soprattutto perché il mercato arriva per tutti e molto probabilmente arriverà anche per Pratt in odore di cambio di maglia. Çalhanoğlu, perché questa volta vogliamo sfidare la cabala e quindi dire ok, ha segnato Çalhanoğlu, rimettiamolo sperando in 5. Un altro più 3, ma sicuramente andrà a finire però così. Gioca però, a centrocampo, ecco. Quindi va messo. Oggi giochiamo con i numeri. Josip Iličić, perché comunque l'Atalanta non parte assolutamente sconfitta alla Juventus Stadium, anzi, e le cose migliori potrebbe farle lo sloveno. In attacco Bob English, che è tornato dopo l'infortunio e si è ripresentato con un gol, chissà che non fa possa... guerra, direbbe il Vate. Esatto, chissà che non possa farlo anche a partita da titolare contro la Fiorentina. O Kakaciuca, perché fondamentalmente la salvezza passa sì da De Paul, ma anche e soprattutto dai gol di Okaka, reduce dalla doppietta contro il Frosinone, impegno assolutamente poco proibitivo contro la SPAL in casa. E in attacco completa il nostro tridente Dieguito Farias, perché vive una seconda parte di stagione nell'Empoli immemorabile. Partita difficilissima per lui, però ecco, noi ci aspettiamo grandi cose. Beatrice, tu da chi ti aspetti grandi cose? Da Jacopo. Dall'angolo meme. Beh, allora signori, dopo tutte queste premesse, palla Jacopo Di Francesco con in mano il cornetto, che ci presenta... Non è un cornetto, santi Dio! Vabbè, socio, non si alteri! È un uccelletto. Comunque, prego, andiamo con l'angolo meme. Mamma mia ragazzi, orrenda questa scelta. Ma prego. Orrenda questa scelta, te ne sei mangiato uno in diretta! Prego! Mo ti strozzavi! Andiamo con l'angolo meme, va, per favore. Allora, partiamo culturalmente. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Doveroso saluto a Daniele De Rossi e al suo tatuaggio. Andiamo avanti, Allegri non allenerà la Juventus nella prossima stagione, proprio come negli ultimi 6 mesi. Non fa ridere. Fa ridere. Non è tra le tue priorità dirci se fa ridere o meno. Continua lo stallo fra Agnelli e Allegri, sempre più cattivo. Socio, io sono il presidente in questo caso. Atalanta con il miglior attacco del campionato. Che fa? Strappo i fogli, prego. Regia, dopo ti viene a prendere. Atalanta con la miglior attacco del campionato, Lucas Leiva, not impressed, direi. Inter, i fan delusi lanciano una petizione per il remake dell'ultima stagione. Avrei saputo che anche Game of Thrones ha avuto lo stesso destino, e l'immagine ce lo ricorda. Assolutamente. Socio, scusi, ma mi spiega perché i Backstreet Boys si sono esibiti con la maglia dell'Inter? Lei ne sa qualcosa? Non so, che io sappia non è nuova la loro simpatia per l'Inter. Niente di... Da Polins, mi sembra derivi da lì. Primo attaccante dell'era Moratti, se non vado errato. Prego. Andiamo avanti. Ora mi spiegherai anche perché, ma tutti i gruppi stanno facendo sta roba. Cioè cambiare la privacy. La privacy di incontro con Allegri sarà modificata da chiusa a segreto da Andrea Agnelli. E ora, un omaggio a Breaking Bad. Doveroso. Max, di Agnelli che giocherei bene, ti prego. Per cosa mi stai pregando? Sei il calciatore più intelligente che conosca. Eppure sei così stupido. Lui ha deciso 10 minuti fa. Fa quello che... Esonero. Torniamo da De André. Gli disse a lei ridendo forte: l'ultima tua prova sarà la morte. Prego. Appena scese dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. E scusa, vi saluto così, con il mitico Lele Adani che apprende la notizia dell'esodero di Max Allegri per il penultimo angolo meme dell'anno. Anche se socio, aspetti un attimo che volevo aggiungere una cosa che ritrovo direttamente dal mio mobile phone. No, eccolo qui. Questo è Totti in Kuwait, che è stato accolto con l'inno di Forza Italia, ascoltate. Un
una delle scene che hanno fatto la storia del nostro calcio, direi. Assolutamente. Che poi dove era stato accolto? In Kuwait. In Kuwait. Avranno scritto Forza Italia su Google, uscito il partito, non pensavano magari. Va bene, signori, con questa perla direttamente dal Kuwait si conclude la, non mi ricordo a che numero passate siamo arrivati, 70, comunque dai, passate dai. Le 70 puntate di Fantajay. Ringrazio Jacopo Di Francesco. Grazie a te, Spaziani. Ringrazio la nostra Beatrice. Grazie a voi. Fantastica con le sue statistiche, fantastico il socio. Mie. Sì, sì, tutte sue. Tutte sue. Ha un sito. No. Bea Stats si chiama. Bea Stats. Perfetto, signori, si conclude anche oggi una nuova puntata di Fantajay. È bello riprendere da dove si aveva iniziato. Signori, buon campionato a tutti. Noi ci vediamo martedì sempre qui con Fantajay per la terz'ultima puntata della stagione. Ciao!